Ciao, mi chiamo Rebecca, 8 anni, vado in terza, vengo da Roma, ho una sorella più grande e un fratello più piccolo. Mi piace disegnare, sono molto brava a scrivere e a leggere. Da grande voglio fare la maestra d'arte oppure quella di matematica. Io ho una domanda per Gesù. Perché Dio ci ha creati? Ciao! Ciao bambini, grazie Robottino Postino per questa domanda arrivata direttamente dalla base spaziale. Ciao Rebecca, mi raccomando, continua con questo desiderio perché abbiamo bisogno di insegnanti, di maestre innamorate del loro lavoro, quindi continua così. La tua domanda è molto interessante. Perché Dio ci ha creato? Probabilmente perché si sentiva un po' solo, sapete, se siamo soli soletti. Chi possiamo amare? Nessuno. E allora ha detto, creiamo il mondo, creiamo le persone. Ma attenzione, perché noi, esseri umani, siamo creature speciali. Sì, perché abbiamo un'anima immortale. Siamo diversi dalle altre creature, perché siamo i figli di Dio. Siamo fatti a sua immagine e somiglianza. E ci ha creato non per fare qui, diciamo, quello che vogliamo senza interessarci al mondo. No, perché lui ha bisogno di noi. State bene a sentire, Dio ha bisogno di noi. Ha bisogno di noi per rendere il mondo un posto migliore, per prenderci cura di quello che ci ha donato. Abbiamo una terra meravigliosa con la natura, gli alberi, dei tramonti, le albe, i fiumi, mare, insomma, bellissimo, ma dobbiamo prendercene cura. E quindi questo vuol dire rispettare il pianeta. Attenzione! Ciao bambini! Avete visto? Ci sono i bambini del Balenabus. Ciao ciao! Allora, stavo dicendo che dobbiamo prenderci cura del mondo, quindi non inquinare, cercare di risparmiare, condividere quello che abbiamo, mi raccomando. E non solo il mondo come il pianeta Terra, ma dobbiamo impegnarci per fare il bene anche agli altri, ai nostri amici, alle altre persone, soprattutto a chi è più in difficoltà, a chi ha meno, a chi è nel bisogno. Noi dobbiamo essere il volto di Dio per gli altri, dobbiamo essere le sue braccia per abbracciare chi ha bisogno di un abbraccio, dobbiamo essere le sue mani per aiutare, per creare, per fare il bene, la sua bocca per consolare, per dire parole buone. Insomma, Dio ci conta, Dio ha bisogno di noi. E bene, adesso mi chiedono, ma avete parlato della creazione, avete parlato del creare, di Dio che ci ha creato, ma voi sapete com'è andata? Com'è andata la creazione? Beh, allora, per spiegarvelo, ho bisogno dell'atmosfera giusta, e allora ecco qua benissimo il buio come c'era all'inizio quando non c'era niente. Ma come è stato creato il mondo? Chi è che ha ragione? Ha ragione per caso il catechista che ci ha detto che è stato Dio in 6 giorni che ha creato tutto, il settimo si è riposato? Oppure ha ragione la maestra di scienze che ci ha detto che a creare il mondo è stato il Big Bang? Chi è che ha ragione? Vi posso dire che hanno ragione entrambi. Semplicemente rispondono a 2 domande diverse. Infatti, la religione risponde alla domanda chi ha creato il mondo e perché? E ci dice Dio, perché ci ama. Invece, la scienza risponde alla domanda come è stato creato il mondo, quando? E allora ci dice con il Big Bang, che appunto sarebbe questa esplosione, queste 2 particelle minuscole che 14 miliardi di anni fa circa si sono scontrate, fatto una super esplosione, da lì sono nati gli universi e tutto il resto. Però attenzione, perché nessuno c'era 14 miliardi di anni fa lì a riprendere col telefono, a mettere la foto sui social, a dire oh ragazzi si sta creando il mondo. No. E allora sono tutte ipotesi. Sono delle ipotesi, ovvero attraverso gli studi, la scienza, così si è scoperto che, insomma, sembra essere andata così.
e quindi le due cose possono andare insieme. Mi raccomando, la scienza ci aiuta ad esempio a fare scoperte, a migliorare la vita, a trovare medicine, eccetera, mentre la religione ci aiuta a trovare il senso della vita, che vuol dire a rispondere alle grandi domande: perché siamo qua, dove andremo, chi ci ha creato. Ecco, per questo c'è la religione. Fede e scienza quindi possono andare insieme. Mi piace ricordare la frase di San Giovanni Paolo II, che dice che la scienza e la fede sono le due ali che ci portano dritti alla verità. Quindi sono da tenere insieme. Bene, allora adesso io vi saluto, ci vediamo sabato prossimo.